Noi ridiamo e scherziamo, ma là fuori c'è gente che viene frenzonata tutti i giorni, senza un motivo. E io sono con voi, ragazzi, io sono con voi. Ragazzi, voglio fare questo video per l'abuso di questa parola, friendzone. Alcune ragazze, non facciamo di tutta l'erba un fascio chiaramente, però alcune ragazze frenzonano senza un motivo. Magari certe volte vogliamo uscire con voi senza secondi fini e non possiamo, non riusciamo neanche ad avvicinarci a voi perché voi ci frenzonate già in partenza. Come ad esempio, cazzo, questa non la so proprio. Marti, oh, la 4? Gordon, sono fidanzata, lo sai? Dai, vedo solo il compito. Cosa? Oddio, Marta, ti prego, me ne dai un sorso, ti prego. Dai, Gordon, lo sai che ti vedo solo come un amico, sarebbe come limonare. E no, tu sei il mio migliore amico, lo sai che io ti lobbo, cazzo, dai. Ma io volevo... Oh, ciao ragazzi, mi aspetti che vengo con te? Ho il fidanzato. Di no anche tu. Di no all'abuso della friendzone. Per la dignità di noi ragazzi, difendiamoci da queste ragazze che ci friendzonano senza motivo. Beh ragazzi, a parte gli scherzi, la friendzone prima o poi la subiamo tutti. Volevo dirvi una cosa soltanto. Magari aprite bene gli occhi, perché la persona perfetta per voi, quella che vi può far star meglio, che vi può far sorridere, che vi può capire, magari ce l'avete semplicemente di fianco, è solo che non riuscite a vederla. Non cercate sempre la persona più bella o la più popolare o quella con 100.000 like alle foto, perché dovete guardare la sostanza di una persona, quello che vi può trasmettere e non quello che è l'apparenza. Quindi mi raccomando, occhi aperti e attenti alla friendzone.